Buonasera, bentornati attenti a quei due, The True Show. Ciao buonasera, Barbara. Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori, buonasera a te Fabio, buonasera ai nostri ospiti. Come stai questa settimana? Io bene, abbiamo un po' di cose su cui poterci discutere. Oggi parliamo di... Ultimi avvenimenti anche molto interessanti, molto importanti, ne parleremo. C'è stata la consulta sul referendum, però oggi noi parliamo, come spesso facciamo, di cose concrete. Sì. Quindi imprese, artigiani, tasse, caro dell'energia, e poi c'è anche la questione del referendum, perché la giustizia non è solo una questione di quelli che finiscono in carcere, la giustizia è anche le aziende che non riescono a ottenere ciò che gli è dovuto perché la giustizia non funziona. Ora, certo, a proposito di giustizia, ricordiamoci anche che sono passati 30 anni dall'arresto di Mario Chiesa, quindi qualcosina magari ce la ricordiamo di quei tempi. Sì, a proposito di giustizia, a proposito di imprese, a proposito di imprenditori, a proposito della nostra Milano. Va bene, direi che partiamo come al solito col servizio introduttivo di Fabio Fiorentini e dopo presentiamo i nostri ospiti. Siamo avviati sulla strada della ripartenza, con politiche di sostegno a chi era stato colpito dalla frenata dell'economia e della società e grazie al quadro di fiducia suscitato dai nuovi strumenti europei. Ma questa ripresa, per consolidarsi e non risultare effimera, ha bisogno di progettualità. Un'Italia dove c'è spazio per il futuro. Questa è l'Italia per cui lavoro. È diventato un caso diplomatico l'incontro tra 16 imprese italiane e il presidente russo Vladimir Putin, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Russa. Il vertice virtuale imbarazza la diplomazia, dato che proprio in queste settimane si consuma il confine ucraino, la più grossa crisi internazionale tra Occidente e Russia dalla fine della Guerra Fredda. L'Italia è un grande paese. E c'è più fiducia delle imprese. Prevale invece l'incertezza delle famiglie che temono più tasse, inflazione e perdita del lavoro. Vediamo in un momento in cui l'Italia sta rimbalzando, sta riprendendo, un aumento delle commodities, materie prime i cui costi sono saliti in maniera vertiginosa quando le troviamo, costi dell'energia che sembrano schizzare alle stelle, e ribadisco, credo che sia la strada sbagliata in questo momento penalizzare il mondo del lavoro. Vuol dire che il governo non dimentica il presente. Il PNRR rappresenta un progetto decisivo per il futuro del nostro paese. Dobbiamo assicurarci che il denaro stanziato per gli investimenti sia speso bene e senza infiltrazioni criminali. Ci siamo? Eccoci qua. Stefano Bolognini, assessore sviluppo, città metropolitana, giovani e comunicazione, Regione Lombardia, commissario provinciale della Lega. Benvenuto Stefano Bolognini, assessore, grazie di essere qui. Nicola Spadafora, presidente Confapi Milano, grazie anche a lei di essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito. E da remoto vediamo Gianmaria Radice, Riformisti Milano. Ci sente? Possiamo... Buonasera a tutti. Buonasera. E grazie dell'invito. Insomma, allora, la parte più moderata del centro-sinistra, sì, per capirci. Poi parleremo bene con Radice e cercheremo di capire insomma in che posizioni si collocano i riformisti. Nicola Spadafora. Senta, Presidente, io e tanti italiani a volte non riusciamo a capire bene com'è la situazione relativamente all'economia reale di questa nazione. Cioè, noi sappiamo che in questo momento ci sono al MISE 69 tavoli di crisi aperti, quindi un rischio per circa 80.000 lavoratori di essere licenziati. Dall'altra parte noi invece ascoltiamo alcuni dati che ci dicono che l'economia reale è ripresa. Ci spiega come sono messe le aziende, le piccole aziende italiane? Sì, noi rappresentiamo la piccola e media industria privata italiana che sicuramente nel 2021 ha avuto un periodo di grandissima crescita. Quindi abbiamo avuto 21 su 22 un incremento sotto tutte le voci, che vuol dire fatturati, vuol dire lavoro, vuol dire comunque investimenti. Ma crescita importante, stiamo parlando di mediamente intorno all'85% rispetto all'anno precedente. Nel 2021? 2021. Quindi abbiamo iniziato il 2022 con un grande interesse, con un grande entusiasmo e con una grande voglia di fare. Ma purtroppo sono trainate, questo diciamo buon risultato è trainato dall'edilizia prevalentemente o in generale? Nostri settori di maggiore interesse in realtà non sono quelli dell'edilizia, ma sono quelli della metalmeccanica e della gomma plastica. Quindi che comunque hanno collegati? Assolutamente sì.
collegati principalmente a un tema di grandissimo sviluppo dell'export. Quindi noi siamo cresciuti tanto nel 2021, ci siamo svegliati purtroppo nel 2022 con una situazione invece drammaticamente diversa, perché il caro delle bollette, il caro delle materie prime, purtroppo la mancanza delle materie prime stanno facendo la differenza e stanno gettando in grandissimo sconforto buona parte delle piccole e medie industrie. Perché se poi andiamo a vedere l'aumento dei costi dell'energia, del gas e di tutto quello che concerne le materie prime che poi ci servono per produrre, stiamo parlando di un impatto molto molto rilevante sul conto economico di buona parte delle nostre imprese. Quindi 2021 grandissima crescita, 2022 preoccupazione. Quindi insomma, questa è la situazione. Diciamo che si cresce però con un bel po' di incertezze, Bolognini. Però Regione Lombardia, da questo punto di vista, è una delle prime regioni, forse la prima in assoluto, che ha iniziato a strepitare sulla questione del gas, sulla questione eccetera dell'energia, ormai un bel po' di mesi fa. Io ricordo Guido Guidesi, che è il vostro assessore allo sviluppo economico, che ha iniziato a tirar su un discreto casino su questo, però poi alla fine che cosa, a livello concreto, che cosa si sta facendo adesso? Beh, insomma, l'impatto che si prevede sulle aziende del nostro paese in termini di aumento delle bollette è di 30 miliardi. Per ora il governo ne ha trovati 7, è già un grande sforzo, vanno ringraziati Milti Giorgetti e Cingolani, però sicuramente ne manca ancora tanto. Stiamo cercando di sensibilizzare il governo perché almeno per questa prima fase aiuti le aziende e anche i privati a sostenere il costo delle bollette, sono anche molti privati. Ieri vedevo una signora che ha 500 euro di pensione e 400 di bollette in un bimestre. È chiaro che non riesce a vivere, c'è anche un tema del privato, non soltanto delle aziende. Poi magari è dovuto anche a qualche, come si può dire, modalità di consumo non efficiente, magari anche di impianti che non sono moderni. Però insomma è un colpo molto forte. E poi però più a lungo periodo, a medio-lungo periodo, bisogna ripensare un po' alla politica energetica del paese e anche sulle materie prime, che è un altro tema che l'avvocato Spadafora ha toccato, su cui iniziamo a essere un po' in difficoltà e dipendenti da altri paesi esteri da cui in un qualche modo dobbiamo passare. Quindi anche l'apertura al nucleare, da questo punto di vista, che la Lega ha fatto, può essere uno stimolo, un'opportunità che vada tenuta in considerazione, non oggi evidentemente, però perché non, pronti via non fai gli impianti nucleari. Assessore Bolognini, la interrompo perché lei ha toccato un paio di punti importanti. Cioè, la politica energetica di questo paese è sicuramente, col senno del poi, stata completamente sbagliata, perché se noi dipendiamo quasi esclusivamente dall'energia dell'estero, delle nazioni estere, qualche problema noi l'abbiamo avuto. Allora le chiedo questo, noi in questa trasmissione spesso ci occupiamo di energia alternativa, ci occupiamo di biomasse, ci occupiamo di termovalorizzatori e abbiamo scoperto sostanzialmente che in Italia poi alla fine si parla tanto ma non si riesce mai a realizzare. Anche per fare un termovalorizzatore ci sono un sacco di problemi. Abbiamo scoperto per esempio che noi accogliamo tutti i rifiuti urbani del resto d'Italia. Ora che la Lega è al governo, non si può spingere il governo, per esempio, a scegliere, a fare una politica energetica di immediata, cioè diversa. Per esempio, i termovalorizzatori, il centro-sud, non si possono aprire? Ma io direi anche al centro-nord. Devo dire, ci sono alcuni progetti molto importanti, credo che siano 20 o 21 in capo a Eni, di riconversione di vecchie piattaforme, stazioni che vanno in questa direzione del paese. Però senza andare lontani, forse Fabio ricorderà che siamo ai tempi, credo, della Giunta Moratti, andava realizzato un grande termovalorizzatore nel sud di Milano. Sì, corretto. Ma che gli interessi locali, non tanto a livello nazionale, ma dei sindaci, dei comuni, dei comitati di quell'area, hanno fatto sì che, nonostante si dimostrasse ampiamente che il termovalorizzatore non inquina, anzi dà benefici in termini di bollette a tutte poi le famiglie, Brescia, eccetera, quello che succede, ecco, a Brescia, a Milano, tra Milano e Opera, il termovalorizzatore non venne fatto per resistenze locali. Quindi io penso che si debba guardare con serenità, con fiducia, ma anche con prospettiva a tutte le tecnologie, a tutte le opportunità che oggi il mercato e il mondo offrono, dal nucleare al termovalorizzatore, per ridare un po' di fiato al paese, dove in questo momento, lo ripeto, siamo fortemente dipendenti dai paesi esteri.
E questo ci condiziona molto. L'altro giorno Giorgetti, il Milton Giorgetti ha fatto una battuta, perché poi in questi giorni c'è anche il tema dei veicoli, veicoli inquinanti, eccetera, e questa forte spinta ai veicoli, non soltanto non più diesel, ma neanche benzina, ma elettrici. Quando poi le batterie elettriche sono prodotte quasi completamente in Cina e noi dipendiamo dalla Cina, almeno oggi, per l'approvvigionamento. Quindi forse va ripensato un po' la batteria energetica. E dopodiché le batterie vanno anche smaltite, perché è questo anche un altro problema. Bravo, di dettaglio. Però andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con Gianmaria Radice, il quale peraltro, oltre a essere un esponente dei moderati di centrosinistra di Milano, ha anche un passato, se non ricordo male, in una casa automobilistica, quindi un po' ne capisce pure di queste materie. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito in trasmissione. Eccoci, bentornati. Allora, Gianmaria Radice, riformisti, quindi Italia Viva di Milano. Si parla di tante cose nella città di Milano, no? La Regione Lombardia un po' ha fatto il suo focus su questa questione del caro vita, eccetera. Dal Comune di Milano devo dire che si è un po' più concentrati su altre cose, e in particolare sulla questione della mobilità, no? Però anche a me ogni tanto il dubbio viene, cioè molto concentrati sulla micromobilità, dopodiché la gente ha bisogno anche della macromobilità, anche del resto. Visto dal Comune e visto da centrosinistra, com'è questa questione? Ci state pensando? Avete qualche idea? Premesso che noi siamo una parcella di questo centrosinistra molto articolato, e siamo, come dire, attenti a questi temi, però siamo anche attenti ai temi del sviluppo economico della città. Il problema è ovviamente molto complesso. Pensiamo solamente al tema del trasporto. Il tema del trasporto, e qui l'assessore Bolognini lo sa meglio di me, è un tema che riguarda un'integrazione di sistemi diversi, di enti diversi e quant'altro. La politica che viene attuata in maniera ideologica da alcuni soggetti non è del tutto positiva, perché in realtà il problema non è l'abolizione delle automobili, il problema è trovare un sistema alternativo al trasporto individuale con l'automobile, perché purtroppo questa è una città dove entrano e escono centinaia di migliaia di persone ogni giorno, per ragioni lavorative e non solo, e questo crea un tema di flussi che va analizzato nel suo complesso. Detto ciò, bisogna integrare le proposte, qui anche sul tema del post-Covid, bisogna ragionare in maniera complessiva, trovando un equilibrio fra le esigenze dei cittadini che devono parcheggiare le auto e le esigenze dei commercianti che devono in qualche maniera, o gli pubblici esercizi in qualche maniera, riuscire a recuperare questi due anni terribili. Però bisogna fare un lavoro che non può essere sempre infarcito da obiezioni ideologiche, obiezioni propagandistiche. Radice, aspetti un secondo. Radice, sì. Guardi, un esponente politico che è molto vicino a lei, ha anche lavorato con lei peraltro, Alessia Cappello, che attualmente è assessore al Comune di Milano, in un'intervista che mi ha rilasciato mi ha detto: qua tutti pensano ai ricchi, quindi la zona 1, tutti vorrebbero pensare ai poveri o comunque a chi sta peggio, quindi le zone periferiche, e nessuno pensa alla classe media di Milano. È una dichiarazione che io condiviso molto, nel senso che mi pare che sia un pochino così, però fin quando si fanno le polemiche su monopattini piuttosto che auto elettriche, forse c'è un problema di classe media che andrebbe anche un attimo investigato. Poi questa domanda la facciamo anche ai nostri ospiti in studio. Allora, questa è una città della classe media, la forza di Milano è la sua classe media, perché è una classe media che però non abita solo la città di Milano, è una classe media che abita la città metropolitana. Anche qui la torsione è forte, perché bisognerebbe cominciare a ragionare sempre di più in logica di città metropolitana e sempre meno in logica di città dentro la cerchia dei Navigli, come ragionano alcuni, o di città, Comune di Milano. Questo è un passaggio ineludibile per Milano, perché noi non possiamo pensare che questa città possa crescere se deve continuare a ragionare per compartimenti stagni. Allora, detto questo, la classe media nostra è composta da, in primis, gente che vive a Milano e vive nell'Interland, ma è una classe media composta anche da ceti produttivi, e questo è un mio punto di battaglia sempre. Noi abbiamo un quinto dei residenti di Milano che sono cittadini stranieri e che compongono, con le loro tre comunità principali,
egiziani, peruviani e cinesi, compongono un pezzo importante dell'economia della città. Questo è un tema che non può essere eluso dicendo non sono cittadini italiani. Questo è un tema che fa parte dell'economia. Certo, dice, Presidente Spadafora. Barbara, posso dirti una cosa? Certo. Però su questo, visto che hai introdotto la questione dell'immigrazione, io una domanda a Nicola Spadafora io la vorrei fare. Perché esiste una correlazione tra insicurezza e certi tipi di, diciamo così, presenza in città? Non è una questione razzista, esiste, ci sono delle zone tipo il Lazzaretto a Milano dove c'è un casino tutte le sere, chi si lamenta non sono tra l'altro i cittadini, ma sono gli esercenti, cioè... Sì, proprio... forse questa domanda andrebbe fatta... No, la faccio a lui, perché quelle persone sono degli imprenditori, non sono dei cittadini che dici io voglio dormire, no, quelli sono gente che lavora, sta lavorando. Esiste un problema di questo tipo? E poi chiediamo anche a Bolognini. Ma io la ringrazio per avermi posto questa domanda, perché comunque è un tema che riguarda non solo la comunità, non solo le persone, ma anche gli esercenti e gli imprenditori. Sì, noi lo avvertiamo il tema della sicurezza, e anzi ultimamente ci siamo fatti promotori del tema e abbiamo cercato di sensibilizzare anche le istituzioni locali a livello di Milano. È un tema ovviamente non solo locale, ma esteso a tutto il territorio nazionale. Sì, occorre intervenire perché comunque a causa dell'insicurezza ci sono determinate aree che purtroppo dal punto di vista imprenditoriale si stanno desertificando. Quindi il tema della sicurezza sicuramente ha un suo impatto sulla imprenditorialità. Quindi certo, poi ci sono persone come l'assessore Bolognini piuttosto che chi fa politica quotidianamente che lo deve affrontare e deve trovare delle soluzioni. Noi sicuramente possiamo renderci portavoci andando a sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica. Qualcosa va fatto. Allora, quindi... io dopo ritorno da lei, Presidente, perché invece voglio parlare con lei di un'altra cosa. Assessore Bolognini, ha sentito queste... Cosa pensa insomma, di queste situazioni? Guardi, io e Fabio Massa riceviamo spesso da un sito che si chiama Milano Bella da Dio. Come no? Decine di segnalazioni. Tremende, roba. Terribili, che ci danno una... gente che fuma crack in metropolitana, gente che si picchia. Impressionante, però... A noi sembra che, insomma, se ne parli poco, anche in fondo l'opposizione ci sembra in questo momento che ne parli poco, come mai? Insomma, in realtà noi abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Granelli ponendo il tema e l'attenzione sulla sfetta. Sì, ma l'opposizione non è solo la Lega, ecco questo. Intanto la Lega l'ha fatto e da quel giorno il sindaco non mi parla più, quindi questo c'è un tema di riflessione. Penso che le riflessioni su questi aspetti, questi temi che hai trattato, siano molte. Alcune di carattere anche sociologico. Parlando col questore di Milano e anche un'università statale che ha un dipartimento che si occupa di comunicazione, di mediazione culturale, alcuni degli episodi che vengono raccontati oggi a Milano, in modo particolare su internet, sui social, non derivano soltanto dall'intento di delinquere o di commettere un reato, ma perché la persona che lo commette in realtà utilizza questo come fine, come mezzo, per avere visibilità e decretanza sui social. Quindi io non picchio Barbara perché ho l'istinto criminale di picchiarla, ma perché questo diventa lo strumento per poter fare la ripresa e creare scalpore, una forma di mitomania e questo, da social, dal punto di vista delle politiche, è un aspetto molto più sociologico che non legato, se vogliamo, ai temi principali della sicurezza. E questo avviene in centro alla loggia dei mercanti come avviene in periferia, quindi c'è un tema trasversale che non riguarda soltanto le periferie e che va affrontato, secondo me, dal punto di vista culturale, sociale, dell'integrazione nel caso degli stranieri, ma non soltanto degli stranieri, questo va detto, e poi sicuramente in via residuale anche dalle forze dell'ordine, però ripeto, va in Piazza del Duomo, premesso che probabilmente è stato sbagliato il dispositivo, che i vigili di quartiere in smart working, se ti arrivano 20.000 persone e diverse decine di questi sono lì con l'intento di delinquere o comunque di commettere dei reati, chiaramente c'è un problema di pubblica sicurezza, ma qualcosa che va oltre. Aggiunto a questo, però, c'è un tema purtroppo di molte periferie e anche di molte zone provinciali, di zone che sono al di fuori del capoluogo, dei capoluoghi, di progressiva desertificazione, dove poi purtroppo
diciamo, la mancanza anche di persone di socialità genera fenomeni di emarginazione e poi anche di reati. E questo lo vediamo in tanti quartieri di Milano che magari sono un po' più abbandonati, che magari hanno qualche difficoltà. Ecco, i quartieri di Milano. E dove io credo che vada fatto un combinato disposto, si può dire, da una parte sicuramente di sicurezza, di pubblica sicurezza, da una parte di rigenerazione anche urbana e dall'altra di sostegno, interventi di politiche sociali. Cioè, faccio l'esempio, all'Orenteggio o a San Siro degli spazi commerciali vuoti ci sono, così come anche degli appartamenti da anni, o da degli decenni. Immobili che potrebbero essere destinati a servizi. Ma io chiedo all'avvocato Spadafora, avvocato, lei in piazza Seriminunte aprirebbe mai uno studio legale? Ma io aprirei lo studio legale qualora ci fossero le condizioni di sicurezza che mi consentissero però, di farlo. Perdonate, quindi, perdonate, visto che ci avviciniamo a questo argomento e poi andremo avanti a parlare dopo la pubblicità, almeno per qualche minuto, quello che dobbiamo spiegare ai telespettatori è che in questi giorni, un po' ignorati dalla stampa mainstream, il sindaco e il presidente della regione Lombardia se le stanno dando di santa ragione sulla questione delle case popolari, nella misura in cui il sindaco dice che è colpa di regione Lombardia tutta una serie di cose e regione Lombardia dice che il comune non ha fatto la sua parte. Quindi, però io da nativo, ecco, di un quartiere popolare, il quartiere popolare più grande d'Europa, e da persona che se ne occupa molto, dico che forse questi litigi in piazza sarebbe meglio farli davanti a un tavolo di confronto, no? Bolognini, che cosa dice lei? Ma sì, c'è già un confronto su tanti temi, anche una convergenza tra Regione e il Comune di Milano. Se posso farlo in pochi secondi, c'è un problema sicuramente anche edilizio, manutentivo di alcune case popolari. Altre no, sono state ristrutturate perfettamente e splendidamente. Il problema è l'utenza e la presa in carico dell'utenza. Oggi dare la casa popolare è una prima risposta a un bisogno di welfare, ma poi nella casa popolare trasferisce anche i problemi della persona che va assistita dai servizi sociali che sono in capo al comune. Faccio un esempio in via Molise, che non è una delle zone che in questi giorni è sotto i riflettori, a differenza magari di San Siro o di via Bolo o di altre, ed è così in molte altre zone della città. In via Molise negli anni scorsi sono state collocate, è stata data l'abitazione a molte persone che avevano disturbi mentali, problemi psichiatrici, che venivano, diciamo, dismesse dai centri. Lì l'operatore, lo può fare Fabio Massa, lo posso fare io, lo può fare l'avvocato Spadafora, ma se hai una serie di persone con questo tipo di problemi all'interno dei palazzi, o fai una presa in carico seria, che oggi non c'è, oppure i problemi continuare ad averli. Oggi il Comune di Milano, che dovrebbe, quando vai a sgomberare le persone, poi tra l'altro durante l'emergenza gli sgomberi erano anche bloccati, ammesso che lo sgombro sia non sempre... Non sa dove metterle, diciamo così. Non ha gli spazi dove metterle, okay. Il che vuol dire che tu... Che non sgombra. Che non puoi sgombrare. Allora capisci, okay. Che non vai molto Andiamo lontano. In pubblicità e poi torniamo da Gianmaria Radice su questa cosa. Da tra poco. Allora, Gianmaria Radice, ha sentito cosa ha detto Bolognini? Ha detto che alla fine si pestano tra governatore e sindaco, però insomma anche il comune non è che sgomberi più di tanto. Beh, affido a lei la risposta a difesa dell'amministrazione in carica. Il comune, come dire, regione e comune si bastonano sometimes, però come dice anche Bolognini, stanno discutendo da tempo su una serie di passaggi, incluso la fusione MM-Aler, che non so se è la soluzione, però sicuramente è un tema concreto e pragmatico. La verità è che la politica ogni tanto avrebbe bisogno di essere più pragmatica e più concreta, e dovrebbe essere, come dire, una sorta di camera di compensazione di una serie di problematiche. Purtroppo le continue scadenze elettorali continuano a esserci, spingono talvolta i protagonisti della politica a essere lievemente propagandistici, perché anche le stesse dimissioni richieste per Granelli non è che sono proprio, come dire, la panacea di tutti i problemi, perché il povero Granelli fa quello che deve fare, lo fa con strumenti assai limitati, però cerca di lavorare su certe cose e mi pare che lo stia facendo bene. Poi il tema della sicurezza e questi temi, se letti solo in forma ideologica e propagandistica, ci portano sempre fuori strada. Perfetto, Radice. Ritornando a Bolognini,
sono d'accordo con lui, ci sono due piani, c'è il piano della sicurezza e c'è il piano dell'intervento della presa in carico, degli aspetti sociali e culturali. È un lavoro lunghissimo. Radice, no, sono d'accordo, io non avrei chiesto le dimissioni di Granelli fondamentalmente, ma avrei chiesto quelle dell'attuale vice sindaco, nonché ex assessore alla sicurezza. Anna Scavuzzo, perché alla fine è lei che ha determinato tutta una serie di cose. Io l'avrei chiesta in quel senso. No, io la devo invitare la Scavuzzo in trasmissione, sì, perché voglio il confronto divertente. Scavuzzo-Massa. Non verrà mai, l'abbiamo invitata 100 volte, allora, non verrà mai. In questo ultimo blocco vorrei invece introdurre, se sei d'accordo Fabio, prego, due riforme. La riforma fiscale, insomma non abbiamo moltissimo tempo, lo farei con lei Presidente. La riforma fiscale che aveva Draghi aveva annunciato, no, che si sarebbe realizzata, e cosa ne pensa di quel poco che mi sembra abbastanza poco che è stato fatto, e della riforma della giustizia. Teniamo conto che, come dicevamo all'inizio, oggi sono praticamente 30 anni che venne arrestato Mario Chiesa. Ci furono degli anni dove i magistrati erano veramente superstar osannati. Adesso ci troviamo davanti a una riforma della giustizia. Se non verrà fatta la riforma della giustizia, si andrà a votare per i referendum. 5 di questi referendum, o 4 non mi ricordo più, riguardano 5. Proprio la giustizia. 5 su 6 riguardano la giustizia. Quanto è importante una giustizia buona e anche un fisco buono per gli imprenditori? Ma guardi, lei ha affrontato e sollevato due temi che per noi sono alla base della nostra attività quotidiana, temi sui quali da anni cerchiamo di sensibilizzare la politica. Fisco e giustizia, perché sono assolutamente imprescindibili gli interventi dal nostro punto di vista. Uno, perché per fare impresa oggi, rispetto a tutto quello che accade a livello europeo, fare impresa ha un costo in Italia che è praticamente raddoppiato rispetto a tutti i nostri concorrenti. Quindi una fiscalità sui redditi prodotti dall'impresa che sono raddoppiati, il costo del lavoro che è raddoppiato rispetto al resto d'Europa. Quindi noi da un punto di vista della concorrenza siamo in una posizione... E il governo Draghi? Il governo Draghi fa quello che può, però il tema è che un vero e proprio intervento ancora non c'è stato. Noi abbiamo bisogno di un calo sensibile del costo del lavoro, un calo sensibile della fiscalità. Si parla tanto anche a livello europeo di libera concorrenza, in questo momento l'impresa italiana non si trova in libera concorrenza col resto d'Europa. Quindi dobbiamo intervenire su questo se vogliamo competere non solo in Europa ma nel mondo. Quindi il tema della fiscalità è imprescindibile. E poi c'è la giustizia, no? Poi c'è la giustizia, altro tema sul quale veniamo pressoché bacchettati dall'Europa quotidianamente a suon di milioni di euro di costi. Perché? Perché la nostra giustizia ad oggi non è certa, non è autonoma e purtroppo è estremamente dispendiosa in termini di tempo. E ci mette 10 anni ad arrivare alla sentenza. Esatto, purtroppo siamo molto molto lenti. Quindi da questo punto di vista ben vengano gli interventi in Consiglio dei Ministri, ben vengano i referendum, è un tema molto molto importante, soprattutto per riuscire ad attrarre investimenti stranieri, perché oggi gli stranieri in Italia non vengono più a intervenire. Ma perché? Semplicemente perché per avere una certezza su un procedimento civile o penale che esso sia, ci vogliono oramai decenni. Quindi interveniamo principalmente su questo. Pensa Barbara, che ho conosciuto qualche anno fa una signora che lavorava nel marketing di un'azienda, di una grossa realtà di costruzioni, però non era in situazione apicale, cioè una normale, diciamo, di funzionaria, che era figlia di un imprenditore che negli anni 80 aveva dovuto intentare una causa per farsi pagare dallo Stato, quindi una causa contro lo Stato, e aveva vinta questa causa, solo che l'aveva vinta tipo 20 anni dopo, e quindi gli erano arrivati molti soldi dopo 20 anni, ma intanto ormai l'azienda era fallita, morta, e chiusa tutta, era stata assorbita, certo. E quindi la figlia si era dovuta poi adattare a lavorare come funziona dall'altra parte, in maniera molto onorevole. Ma però assessore, ma secondo questo. Lei questi referendum sono, come dice Salvini, una vittoria della Lega, e lei ci crede che riusciremo a fare con questo governo, con questo Parlamento, una riforma della giustizia, o alla fine si andrà a votare per il referendum? Beh, che sia una vittoria della Lega, sì, perché la Lega, assieme a qualche comitato, in parte la Partito Radicale, è stata la promotrice del comitato che ha dato vita alla raccolta firme, e poi in realtà
c'è stata anche la votazione dei consigli regionali che ha permesso poi di accelerare la procedura e quindi poi di far sì che i referendum venissero accettati 5 su 6, chiaramente, perché sulla responsabilità civile dei magistrati, che era il più bello secondo me, quello più sfidante, diciamo, non è stato accolto dalla consulta. Detto questo, però, credo che sia un risultato molto importante che permette di focalizzare e di poter riformare alcuni temi importanti. Penso alle elezioni del CSM, alla separazione della carriera, anche alcuni aspetti della Severino troppo rigidi, ma anche alcune vicende e alcuni aspetti legati alla custodia cautelare, su cui noi riteniamo che ci sia un eccesso, diciamo, di intervento e utilizzo di questo strumento. Se però come sembra, l'indizione dei referendum, l'elezione dei referendum dovesse slittare dopo le amministrative, questo è un tema su cui già ieri abbiamo riflettuto, se dovesse andare dopo le amministrative e quindi a fine giugno, insomma, in un momento in cui la gente va al mare, diciamo così, si è anche allontanata dalla politica, invece qua potrebbe esprimere, diciamo, un forte invito alla politica per intervenire su temi così importanti, è chiaro che sarebbe un'occasione persa e che vanificherebbe, tra l'altro, un lavoro straordinario che hanno fatto migliaia di persone, di comitati, nei mesi più caldi dell'anno in tutta Italia per raccogliere firme, e poi l'azione che invece hanno fatto i consigli regionali nell'approvare la norma all'interno delle loro assemblee. Radice, allora, spot, lei è un renziano, tanto per far capire la gente, quindi su questa cosa avete diciamo, forse una posizione comune a quella della Lega. La domanda che faccio io è: ma questo centro-sinistra se ne è stato proprio zitto sulla questione del referendum della giustizia? Zitti, eh? Allora, Italia Viva non è stata zitta, ma Italia Viva è, ripeto, sempre un piccolo pezzo di questo centro-sinistra. Non è stata zitta anche perché è evidente che, ripeto, noi siamo sensibili a questi temi, ma non solo perché Matteo Renzi è inquisito e vedremo cosa dirà la giustizia, ma non è questo il tema. Il tema è che sulla giustizia è necessaria una riforma profonda, perché proprio perché parlavamo di Tangentopoli di 30 anni fa, senza entrare nel merito della validità o meno di certe cose che sono successe, è ovvio che si è innescato in quel momento una supplenza da parte della magistratura nei confronti del potere politico. E questo, come dire, non va bene. E questa supplenza è durata fino ad oggi. E ci sono delle forme di potere assunte dalla magistratura e dalle procure, e in particolare dai PM, che rendono tutto quanto si dice e si fa vanificato. Allora, lo strumento dei referendum è un'ultima ratio. Se in questi anni la politica non è riuscita a costruire una riforma della giustizia completa, complessiva, con la separazione delle carriere, la riforma del CSM e quant'altro, e la responsabilità diretta dei magistrati, evidentemente la politica si deve interrogare su questo, perché la politica ha una responsabilità. Grazie Radice. Oggi, grazie. Però se sull'inerzia... Oggi, però, il referendum io li ho firmati e li voterò. Ah, però senza polemica, però se sull'inerzia della politica e magari il Parlamento su questi temi, diciamo, il popolo, chiamiamo così, dà uno scossone forte, penso che faccia bene a tutti. Questo è vero. Io francamente vi dico la mia opinione, e poi siamo in chiusura di puntata. Penso che che la consulta abbia fatto un enorme errore, perché a riportare a votare gli italiani sul fine vita, sulla cannabis e su tutti i referendum della giustizia avrebbero portato il popolo a esprimersi. Poi se uno dice: no, sapete che c'è, io la cannabis legale non la voglio, votava in questo senso; se invece la voleva, votava nell'altro senso, e avremmo fatto un buon servizio alla democrazia. E invece in questa maniera qua non si raggiungerà il quorum con tutta probabilità, a meno che non ci sia una grande mobilitazione, e dunque non cambierà ancora una volta nulla. Comunque, con questo grande messaggio di pessimismo direi che ci vediamo però, tra due settimane, però. Sì, Fabio, no, io volevo dire una cosa brevissima, che ieri vedere Amato, che rappresenta la politica, mettere un po' in crisi la magistratura a 30 anni da Mani Pulite è un messaggio incredibile. Ci vediamo tra due settimane. Buona serata. Alla prossima. Grazie.